È una tappa importantissima, siamo grati veramente alla natura che ci ha premiati con un sole stupendo, ma è l'evento conclusivo di tanti eventi che si sono succeduti in questi ultimi 2 anni e in particolare tutto l'anno scorso, per significare ad ogni mese che veramente il recupero del borgo è avviato prima fisicamente, abbiamo ripulito tutte le stanze, tutte le perdite, tutto quello che rischiava di fare crollare quasi la struttura, che comunque è robusta, dalla copertura dei tetti, l'impermeabilizzazione di tutto, impianti nuovi elettrici, circa 35 posti letto ripristinati, la sala mensa che è anche sala di lavoro, questi spazi dovrebbero ritornare veramente all'uso che se ne faceva in campo internazionale. Io sono felice che oggi ci siano i bambini piccoli che non hanno mai visto attivo questo luogo, ma lo conoscono dai racconti dei papà, dei nonni, che sin da piccoli venivano e a giocare e a studiare qua, con persone italiane, francesi, spagnole, inglesi, da tutte le parti del mondo. L'idea di Danino Dolci oggi viene ripresa, rilanciata e sviluppata. Questo ci fa molto piacere perché ne riconosciamo veramente il valore, ma soprattutto è una necessità. Certe situazioni sono drammatiche e nelle situazioni drammatiche degli anni 50 papà e il suo gruppo sono riusciti con una certa metodologia a fare coinvolgere le persone e risolvere alcuni problemi. Dobbiamo ripartire da quella metodologia, da quel modo di fare esprimere ciascuno su un problema, perché non basta soffrire i propri problemi per conoscerli, bisogna cercare insieme le soluzioni. Questa giornata di festa del borgo partirà, come sentite in sottofondo, con la banda musicale Santa Cecilia di Trappeto, che accoglie i bambini dell'Istituto Comprensivo Rettore Evola, del plesso di Trappeto in particolar modo. I bambini in questo momento sono coinvolti dalle attività di costruzione di burattini. Presto, tra poco, inizierà uno spettacolo rivolto a loro dell'associazione Fiabe, Burattini e Farfalle. Nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione intorno alle 15, ci sarà la presentazione degli appunti degli amici, che è uno storico documento che solitamente Danilo Dolci insieme ad altri amici compilava per raccontare un po' le attività che venivano realizzate sul territorio, e in questa occasione ne è stato realizzato un numero speciale. Avremo il gruppo La Satiria Bellare che ci aiuterà a completare questa festa con danze e canti e balli.